Fabrizio Corona insulta Cecchi e Paone, la signorina si sta innervosendo. Fabrizio Corona l'ha combinata davvero grossa, durante una lite accesa con Cecchi e Paone gli dà della signorina. Fabrizio Corona e Alessandro Cecchi e Paone hanno avuto una discussione pesantissima durante la messa in onda di Mattino 5 con Federica Panicucci. I due hanno avuto uno scontro verbale così acceso al punto da spingere Corona a togliersi il microfono e lasciare il collegamento non prima, però, di aver offeso pesantemente il suo interlocutore dandogli della signorina. Lite accesissima tra Fabrizio Corona e Alessandro Cecchi Paone. Tra Alessandro Cecchi Paone e Fabrizio Corona non c'è mai stata tutta questa simpatia. Ciò che è accaduto questa mattina a Mattino 5, però, ha lasciato tutti senza parole, i due hanno avuto la possibilità di confrontarsi in merito ad alcuni argomenti. Alessandro era in studio mentre Fabrizio era in collegamento tramite video. Come tutti i telespettatori sapranno già, durante la partecipazione al video virgola Grande Fratello VIP, video, Cecchi Paone ha accusato pesantemente Fabrizio Corona dicendo che non è affatto un modello di uomo da seguire o emulare. Proprio in virtù di questo suo pensiero, il famoso conduttore e giornalista ha accusato anche Silvia Provvedi dicendole di essere stata per anni accanto ad un esempio sbagliatissimo di persona. Tali accuse non sono state naturalmente apprezzate dall'ex re dei paparazzi, il quale senza troppi giri di parole ha risposto a tono a tutte le accuse. Fabrizio Corona si toglie il microfono ed offende Cecchi Paone. Durante il dibattito, Cecchi Paone ha chiesto alla Panicucci di intervenire e di prendere una posizione, cosa che, naturalmente, la donna non ha potuto fare dal momento che il suo ruolo non è quello di opinionista bensì di conduttrice. A quel punto, allora, si è sentito Corona sbottare dicendo, video, la signorina Cecchi Paone si sta innervosendo. Subito dopo aver pronunciato tale frase gravissima, l'ex paparazzo si è staccato il microfono e si è diretto verso la sua auto. L'inviata ha provato a seguirlo per far sì che l'uomo si scusasse con la persona in studio e con tutti i telespettatori per le parole adoperate, ma nel giro di pochissimo tempo, Corona è riuscito a fiondarsi in auto, sollevare i finestrini e andare via. Federica Panicucci, allora, non ha potuto fare a meno di intervenire chiedendo lei scusa ad Alessandro per le offese e le parole adoperate dall'ex paparazzo. La scena è stata davvero forte e alquanto imbarazzante per tutti, specie per la conduttrice che si è trovata a dover mediare uno scontro senza precedenti.